termina con un brillantissimo sesto posto assoluto italiano alle finali nazionali Under 14 che si sono svolte a Cagliari da domenica 24 giugno al 1 luglio, l'avventura del nuovo basket aquilano, chiamato a rappresentare l'Abruzzo come campione regionale 2018, assieme ad altre 19 formazioni laureatesi campionesse regionale in tutto il territorio italiano. Un risultato prezioso al cospetto di autentiche corazzate provenienti dai migliori settori giovanili nazionali di diverse società di Serie A, che rappresenta il punto più alto finora mai raggiunto dal movimento cestistico giovanile provinciale e uno dei più alti in assoluto per la nostra regione. Il team del Pala Angeli, seguito da numerosi tifosi e familiari in terra sarda, ha fornito prestazioni di altissimo livello, risultando per i numerosi addetti ai lavori la vera rivelazione del torneo, riuscendo prima a superare la difficile fase dei gironi di qualificazione, superato nelle quattro gare solo dalla BSL Bologna, poi vincitrice del titolo finale di Campioni d'Italia, per poi uscire dai quarti, battuto al termine di una gara molto combattuta ed entusiasmante dai campioni veneti dell'Oderzo, poi arrivati fino al secondo posto. Le successive gare hanno fissato alla sesta piazza il risultato finale per la squadra di Roberto e Paolo Nardecchia al rientro in città, con la consapevolezza di aver rappresentato con orgoglio e grande personalità la città dell'Aquila e l'intero movimento cestistico abruzzese, che in questi giorni si è stretto intorno al nuovo basket aquilano, facendo pervenire in Sardegna tantissimi messaggi di vicinanza e incoraggiamento. Sono arrivati infatti complimenti anche del sindaco Biondi e dell'assessore allo sport Piccinini. I ragazzi che hanno preso parte alle finali nazionali sono stati Federico Mastropietro, Tommaso Visioni, Matteo Prioli, Tommaso Santomaggio, Alessandro Baglioni, Andrea Miconi, Francesco Tuccella, Alessandro Bologna, Luca Caldarelli, Emanuele Canossi, Alessandro Serani.